confermata la cena per stasera. Mi sono dimenticata la cena. Spezzatino di aquino pronto in 3 minuti. Ragazzi, per questa sera tutto a posto. Ci vediamo a cena e portate una bottiglia di amarone. Ma hai cucinato tutta la mattina? 3 minuti. Ci ha messo solo 3 minuti. Giovanni Coppiello. Il piacere del gusto. Sempre di più, e la nera cede e precipita giù. Svalutation, valutation, cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi van giù. Svalutation. Gentili telespettatori di Prima Free di Internet, ben ritrovati di cuore anche oggi con la nostra opinione giornaliera che vi aggiorna, che vi informa alla nostra maniera, senza alcuna limitazione, anche perché poi vi facciamo tanta buona compagnia. Viva l'ipocrisia, viva la falsità. Io mi permetto oggi di farvi vedere un video che ci fa capire tante cose. Banca Italia, io da tempo li critico, questi scienziati romani godono di privilegi faraonici, hanno sulla coscienza la sorte di migliaia di risparmiatori veneti, non lo dimenticate, per omissione dei dovuti e necessari controlli nelle banche venete. E poi devo sentire la filippica del responsabile, del governatore, che si lamenta, lancia dei segnali particolari e dice: non bisogna aumentare gli stipendi. Allora io devo stare calmo, credetemi, perché altrimenti dovrei gridare, urlare, prendere un megafono. E mi chiedo: dove sta il primo cittadino d'Italia? Sergio Mattarella. Io rispetto il mio presidente, ma mi meraviglio come lui non intervenga, perché come ho visto io quel video, come ho sentito io le parole del governatore, anche Mattarella e i suoi aficionados che dirigono l'orchestra hanno visto, hanno sentito. E allora, secondo il mio punto di vista, con umiltà, vorrei che il presidente Mattarella scendesse in campo, non a gamba tesa, per carità, non urlando come fa Enzo Spatalino di Prima Free, ma almeno che alzasse il telefono e che dicesse a questi signorini: calmatevi, non andate contro il popolo, non ne avete alcun diritto,
Perché questi signorini che si lamentano, che ci fanno i proclami, godono di stipendi, adesso capirete meglio. Io sono allibito. Almeno avessero l'umiltà di nascondersi, di non parlare. Invece no. A Napoli diciamo curnut e mazziat, becco e bastonato, sono i cittadini italiani. Ci sono milioni di persone ridotti alla canna del gas e si devono sentire dire queste corbellerie. Io sono sicuro che saranno in tanti ad arrabbiarsi come mi sono arrabbiato io. Ho da giorni questo video nella mia ghiacciaia. Purtroppo il tempo è tiranno, è quello che è. Devo fare a pugni con il tempo che il mio editore mi concede, se no io starei, ve lo giuro, ore, ore intere, ogni giorno, per aggiornarvi, per portarvi a conoscenza di fatti che io ritengo incresciosi. Pregherei la regia di Giovanni Stoppa di intervenire, di far vedere questo video, grazie. Stipendi di Banca Italia. Come sono? Come si vive con lo stipendio? Sufficienti. Sono venuti a campare recentemente. Io il più povero guadagnerà sui 2.000 euro, 2.500. Però qui gli stipendi sono un po' alti. Guardi, su queste cose lascio parlare i miei dirigenti. Però qui gli stipendi non sono bassi bassi. Qui Banca d'Italia, dove i soldi di certo non mancano tra maxi stipendi, bonus e privilegi. Eppure il governatore di questo istituto, Ignazio Visco, sul salario degli italiani la pensa così. È necessario riflettere sulle conseguenze possibili per l'adeguamento di retribuzioni e prezzi di produzione alla luce delle condizioni attuali. Avete capito bene, Ignazio Visco sostiene che per combattere l'aumento dei prezzi non serve aumentare gli stipendi. È una cosa vergognosa. Loro prendono bei soldi e noi non li vedremo mai. Proprio così, Visco, contrario all'aumento degli stipendi degli italiani, si porta a casa 450.000 euro lordi l'anno, 37.500 euro al mese. Visco percepisce 37.500 euro al mese. E se vede se li merita tutti. Io purtroppo se te non me li merito. E non è il solo. Il direttore generale, Luigi Federico Signorini, 400.000 euro l'anno, oltre 33.000 euro al mese. E i tre vice direttori, anche loro hanno uno stipendio di 315.000 euro l'anno, poco più di 26.000 euro al mese. Ma ad aumentare i salari degli italiani, loro sono contrari. È necessario riflettere sulle conseguenze possibili per l'adeguamento di retribuzioni e prezzi. Che si dice qui in Banca Italia delle dichiarazioni sul fatto che aumentando gli stipendi non si combatte l'inflazione? Io non mi occupo di quelle cose. L'inflazione non si combatte con l'aumento degli stipendi. Però qui mi dice come sono gli stipendi. Sono in Italia. Però è un dipendente di Banca Italia. Vi volevo chiedere se sentite un po' di... Avete sentito il governatore di Banca Italia, tale Ignazio Visco? Io non ho parole. Ecco perché mi lamento per il mancato intervento del capo dello Stato, che avrebbe il dovere di chiamare Visco e dirgli sii più prudente, sii cauto, qui c'è gente che non arriva a fine mese, quindi quando si tratta di dare qualche piccolo aumento per il popolino, per la povera gente, no, perché questo provocherebbe, secondo il pensiero di Ignazio Visco, un terremoto, rovinerebbe il paese. E loro prendono centinaia di migliaia di euro al mese.
O sazio in un grero riuno, diciamo a Napoli, il sazio, l'Ignazio Visco della situazione, che è pieno di soldi, non crede al povero Oriun, il digiuno, non si rende conto. Loro vivono nel Bengodi. Ecco, a me, ve lo giuro su Dio, dà fastidio questo comportamento assurdo. Secondo me i soldi pubblici dovrebbero essere gestiti meglio. Avete visto? Il governatore che comanda, direttore generale, 3 vice direttori. Ma che caspita fa sta gente per meritarsi questi soldi? E poi loro minacciano tuoni e fulmini qualora lo Stato concedesse degli aumenti al popolo. Ma è un'indecenza! Ditemi quello che volete voi. Mi è rimasto soltanto l'orgoglio, la mia dignità, la mia coerenza di gridare queste ingiustizie grossolane. Per me Mattarella sbaglia a non intervenire. Il silenzio, la latitanza di Sergio Mattarella legittima questi comportamenti anacronistici. Mi fermo una manciata di secondi per qualche suggerimento commerciale e poi, ahimè, purtroppo, devo muovere qualche rilievo critico all'indirizzo del governo di Giorgia Meloni. Me lo impone la mia coscienza di uomo libero, obiettivo, super partes, e se non lo facessi sarei anch'io un venduto alla stregua di tanti giornalai. A fra qualche secondo. Mete e obiettivi. La tua guida è una voce che riecheggia dentro di te. Tutto è possibile. Il progetto di una nuova casa o la sua ristrutturazione a volte sembra impossibile, a volte spaventa. Noi di Callegaro Costruzioni capiamo le tue necessità e le tue aspettative e prenderai col nostro aiuto le decisioni migliori. Renderemo il cantiere e le nostre lavorazioni di ultima generazione un'esperienza unica. Insomma, non sarai mai solo. Callegaro Costruzioni, una mano all'ambiente, una al sogno di una vita. Ben ritrovati, gentili telespettatori di Prima Free e di internet. Come mia abitudine, ricordo, a beneficio di chi mi vedesse la prima volta, che io, oltre a questa rubrichetta, l'opinione di Enzo Spatalino, che va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:30, conduco un'altra trasmissione, La Voce d'Italia, perché andiamo su tutto il territorio nazionale a diffondere il messaggio di Enzo Spatalino, sempre dal lunedì al venerdì, in rigorosa diretta, dalle 19 alle 20 per il momento. Forse cambieremo da gennaio 2023 la durata del tempo, con ospiti in studio e con la bella caratteristica di ricevere telefonate del pubblico, che diventa per alcuni minuti il protagonista della mia trasmissione, perché io amo sentire il popolo, la gente umile che conta. Non amo sentire l'Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, che si lava la bocca, che minaccia: no aumenti, altrimenti si rovina l'Italia. E loro cash ogni mese vanno all'incasso, sti
quattro signorini dei palazzi romani. Mi dispiace, non posso stare zitto. Adesso a braccetto, governo e opposizione, l'altro giorno hanno votato di nuovo il provvedimento che legittima l'invio di armi all'Ucraina e io sono mesi, ho fatto la schiuma in bocca, sono mesi che dico ma chi se ne frega dell'Ucraina, chi se ne frega di Kiev, chi se ne frega dell'attore, del comico Zelensky. Io li avrei lasciati al loro destino. Questa è una guerra, ve lo giuro, che non ci compete. Si sottraggono soldi all'Italia. Potremmo utilizzare questi denari in altra maniera. Invece no, si mandano armi che hanno un costo. L'altro giorno sentivo il comico, l'attore Zelensky, che in pompa magna minacciava quasi l'Europa, dovete darmi qua, dovete darmi là, ma se dipendesse da me, signor Zelensky, tu correresti con le mutande in mano, perché io, Italia, non ti darei niente, fai vedere qualche contributo. Anche il PD, vabbè, si sapeva del PD, io speravo che con il cambio di governo qualcosa cambiasse, ma non cambia niente. Aveva ragione il mio amico tecnico Mauro Boscolo, che abita a Rovigo, originario di Chioggia. Mi diceva tempo fa, Enzo, non cambierà niente anche se vince il centrodestra. E ahimè, purtroppo, alla luce di quello che sta accadendo, devo dare ragione a Mauro Boscolo. Dai, regia. Armi all'Ucraina. PD e Terzo Polo votano con la maggioranza. Crosetto, il ministro della difesa, una brava persona che io rispetto, ma anche lui ormai fa parte del conclave, ha detto grande soddisfazione. E un altro signorino che fa parte della compagine governativa, Tajani, Forza Italia, ha detto siamo al fianco di Kiev. A seguire, regia, guerra in Ucraina, ok del Consiglio dei Ministri all'invio di armi a Kiev anche nel 2023. E vi sembra normale tutto questo? Io prendo le distanze da questi provvedimenti. Io i soldi che l'Italia spende per mandare armi, per aiutare l'Ucraina, li avrei utilizzati per altre esigenze, aumentare le pensioni minime, creare qualcosa per le casalinghe, posti lavoro. Avrei un'altra concezione, ma capisco, la Giorgia Meloni è prigioniera della NATO, dell'America, dell'Unione Europea, dove ci sono dei signorini che mettono milioni di euro nei sacchi, capisci a me, nei trolley, truffaldini, mazzette, corruzione dilagante in Europa. E mi vengono poi a raccontare la storia di Cappuccetto Rosso. Penso che per oggi possa bastare. Dovevo muovere un'altra critica al governo di Giorgia Meloni. Lo farò nei prossimi giorni. Intanto, grazie di cuore per la vostra cortese attenzione nei nostri confronti. Un grazie ai miei sponsor. E un grazie per la parte tecnica al nostro regista Giovanni Stoppa in cabina di regia. Arrivederci.